ascoltatori di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo ad Apecchio, protagonista di 50x50 Capitale al Quadrato, evento simbolo di Pesaro 2024, che vede 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino capitali per una settimana per tutto il 2024. Il programma è ricchissimo, ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Oggi giornata di trekking, ci racconti com'è nata questa idea e il percorso? Beh, questo trekking qui rientra nelle manifestazioni di Pesaro Città della Cultura. È stato organizzato dal Comune di Apecchio nell'ambito delle attività dell'Ecomuseo del Montefeltro e io sono una guida della cooperativa La Macina Terre Alte, che queste cose fa in tutto l'Appennino, diciamo, centro-settentrionale. Il percorso? Il percorso è molto semplice, è un percorso adatto a famiglie con bambini, è un percorso qui a ridosso del paese, si snoda attraverso una valle, è gran parte pianeggiante, ci sono dei divertenti guadi sul torrente, e, tra l'altro con questo tempo l'acqua non crea problemi, ma non li creerebbe comunque. E si arriva fino a una piccola ma bella cascata che ci serve un po' da boa, lì insomma si comincia il percorso di rientro per concludere l'anello che ci riporta qui al Palazzo Baldini, dove poi visiteremo il Museo Paleontologico e la mostra di Ferruccio Cucchiarini. Sono tutti molto contenti, i bambini non vedono l'ora di partire. Ovviamente sì, sanno che c'è l'acqua e quando c'è l'acqua i bambini sguazzano, anche se non è ancora primavera. Questa iniziativa di trekking è molto importante anche per attirare il turismo, no? In questa manifestazione. Sì, per la verità non è l'unica escursione che facciamo durante l'anno, l'Ecomuseo ne propone diverse, quest'anno verrà anche riproposto il calendario di camminare in Appennino, che è ormai quarantennale, forse festeggeremo il quarantennale l'anno prossimo, che è un'iniziativa appunto ante litteram di escursionismo in Appennino. E quindi questa è una delle escursioni, diciamo che è la prima, perché in questo inverno anomalo praticamente la prima di primavera, anche se primavera ancora non è, ma ne seguiranno altre durante tutto l'arco dell'anno. E dov'è possibile trovare le date di queste iniziative? Queste manifestazioni saranno visibili entro 15 giorni nel sito della Macina, www.lamacinaterrealte.it o anche semplicemente www.lamacina.it o nel sito dell'Ecomuseo del Montefeltro. Anche il sito del Comune di Apecchio potrà essere utile in tal senso, anche se poi le escursioni si verranno svolte in tutto il territorio appenninico provinciale e anche oltre. Ovviamente ci sono differenti età che potranno partecipare a queste escursioni. Sì, differenti età, anche se tendenzialmente le escursioni che noi proponiamo sono escursioni per tutti. Possono essere un pochino più lunghe, più faticose, ma non presentano in genere difficoltà tecniche, ma se nel caso lo segnaliamo. E sono escursioni appunto per tutti, per fare in modo che chiunque possa fruire. Quindi invitiamo tutti a visitare il sito e a partecipare a queste escursioni. Esattamente. Assessore, qui vediamo subito la bandiera arancione. Sì, è stata una assegnazione che abbiamo avuto poco prima della Capitale Italiana della Cultura. Abbiamo iniziato con la presentazione di una raccolta poetica, poi nella settimana abbiamo avuto tanti eventi, tra cui laboratori teatrali, la presentazione di un libro, dei convegni storici a cura dell'Associazione Locale degli Amici della Storia. Ieri nelle sale espositive del Palazzo Ubaldini abbiamo inaugurato due mostre, una di Ferruccio Cucchiarini, che è un illustratore locale, ma che le sue opere sono davvero molto belle e affascinanti, e una mostra che vuole raccontare il territorio con delle fotografie di personaggi locali insieme ai loro animali, non solo cani, gatti, insomma animali domestici, ma anche animali più caratteristici del nostro territorio che andremo a visitare. Ok. E ci sono anche tante iniziative per i bambini? Sì, abbiamo dei laboratori a cura dell'associazione TAM, Teatro Alte Marche, che ci aiuta, ecco, nella organizzazione di questi laboratori per bambini, ragazzi e anche adulti. A proposito di bambini, parliamo anche di trekking.
Sì, è un trekking per la scoperta del nostro territorio con la cooperativa Macine Terre Alte, che ha portato un gruppo abbastanza numeroso alla scoperta della Gorgaccia, che è un luogo tipico del nostro territorio, una cascata con l'acqua che è ovviamente un elemento tipico e un paesaggio con una bellissima giornata. E per quanto riguarda la presentazione della rivista in biblioteca? È una rivista che vuole scoprire dei luoghi intimi della regione Marche, dei luoghi un po' più sconosciuti, come appunto questo bosco del nostro comune, che è un terreno che è stato acquistato da una società con l'obiettivo di preservarlo da una delle attività che ovviamente è importante per la nostra economia, ma che a volte è un po' invasiva, che è quella ovviamente del taglio del bosco e del legname. E loro hanno acquistato questo territorio con l'idea di preservarlo e appunto renderlo fruibile per trekking, per delle visite. Sibille Intime Marche, una rivista che viene presentata legata all'evento Pesaro 2024. Esatto, sì, e oggi ci sembrava l'occasione perfetta per presentare la nostra rivista, data anche la tematica delle manifestazioni, quindi la natura della cultura, perché oggi parleremo proprio di un articolo presente all'interno della rivista dedicato al Bosco per Sempre Regina. Prima di noi si è appena concluso il trekking proprio nel bosco, e questa, insomma, il comune di Apecchio e tutta l'amministrazione è sempre stata molto attenta e molto disponibile nei nostri confronti, dell'associazione e delle nostre attività, quindi ci sembrava un po' l'occasione appunto perfetta per presentarla e per aprire un po' un dibattito sulle tematiche che ci stanno a cuore. Di che cosa parla? Allora, in realtà sono molte tematiche che si intrecciano all'interno della rivista. Diciamo che un po' l'obiettivo è, da una parte, quello di ovviamente promuovere il territorio e soprattutto le comunità, come dice il payoff della nostra rivista, cioè Intime Marche. L'attenzione la poniamo un po' più sulle realtà meno conosciute, ma non solo, cioè vorremmo, insomma, guardare le realtà, anche quelle già note, con occhio diverso, uno sguardo diverso, e dando la nostra interpretazione dei luoghi e delle persone. Apecchio, protagonista della settimana della cultura, come è stata questa settimana? Dunque, Apecchio ha dimostrato ancora una volta che ci sono tanti attrattori, tanti elementi interessanti dal punto di vista culturale in primis, ma anche dal punto di vista dell'ambiente, della natura, quindi un patrimonio naturalistico veramente interessante. Abbiamo assistito alla presenza di tanti visitatori, perché questo clima, anche così poi mite, un po' anomalo, però in questo caso è stato d'aiuto, ha consentito a tanti visitatori di venire nel nostro paese e godere di queste bellezze. Ad esempio, è andata molto bene la camminata, il trekking, che ha visto l'escursione di luoghi veramente unici, e quindi penso che questo sia un attrattore di quelli fondamentali. Poi il nostro patrimonio storico-architettonico, che si è riproposto in tutta la sua ampiezza, varietà, bellezza, grazie alle visite guidate, grazie al percorso consigliato, che appunto guida e conduce i turisti e i visitatori lungo i principali, nel circuito che racchiude i principali attrattori del centro storico. Avete inaugurato anche due mostre molto interessanti e particolarmente significative. Ci racconti? Allora, Palazzo Gualdini ormai un po' si contraddistingue per questa sua funzione espositiva. Le sale sono state allestite, attrezzate proprio per ospitare eventi espositivi anche di primo piano, quindi siamo molto contenti di questa evoluzione, di questo miglioramento anche dal punto di vista della funzionalità di questo bellissimo contenitore. I due eventi espositivi hanno riguardato, uno, l'esposizione, la mostra di un nostro concittadino veramente di livello altissimo, un professionista dell'illustrazione, che ha esposto le sue opere frutto di una vita di lavoro, veramente alcune opere, guardandole per la qualità
per l'intensità, la combinazione dei colori, delle tecniche, sono veramente, lo dico letteralmente, mozzafiato. In primo piano natura, gli animali, gli ambienti paesaggistici. E beh, questa è la nostra connotazione principale. Lui poi ha una propensione particolare a cogliere gli aspetti più di fondo, più tipici, più caratteristici, per cui devo dire una mostra veramente di altissimo livello che occupa 3 sale del palazzo, quindi la consiglio veramente a tutti, anche le scolaresche in particolare, molto adatta per le scolaresche. Poi la seconda, direi complementare, perché è di fotografia, perché coglie un tema anche questo legato agli animali, legato agli animali che occupano ancora un posto importante nella nostra economia. Siamo andati, abbiamo accompagnato i fotografi presso le aziende agricole del territorio, è stata proposta dal fotografo professionista Paolo Tosti di Terre Comunica di Gubbio, che è un'associazione che opera nel sociale, quindi coglie questi aspetti molto particolari che riguardano sempre la simbiosi tra la natura, l'ambiente, il lavoro dell'uomo, quindi molto molto bello. Poi c'è una terza sala che è permanente e che riguarda l'esposizione di reperti archeologici sempre a Palazzo Ubaldini, molto interessante, insomma, molto interessante. E poi tutta la serie di attrattori, il ponte medievale a schiena d'asino, il santuario del Santissimo Crocifisso, il quartiere ebraico con la sinagoga, con il giro d'aria famoso che è il vicolo, dicono, si dice, più stretto d'Italia, in competizione credo con Ripa Transone, e poi il teatrino più piccolo delle Marche, questo sì, il teatro storico Perugini, che ha anche lì ha ospitato una bella manifestazione legata a Dante, quindi la cultura in tutte le sue declinazioni. E ieri sera c'è stata una festa clamorosa qui in paese. E beh, non ci facciamo mancare nulla, perché poi l'altro elemento ovviamente l'enogastronomia con la birra e tutto il resto, però dal punto di vista anche della tradizione popolare, del folklore, a Pecchio si distingue. Noi tutti che siamo stati ragazzi abbiamo partecipato alle mitiche sfilate del Carnevale Morto, che è un corteo allegorico che inscena un po' la morte, il funerale del carnevale morente, quindi con la vedova piangente, con il parroco che si combatte tra l'estrema unzione e la preghiera che tenta di riportarlo in vita, il medico chirurgo che tenta disperatamente un intervento risolutivo. Poi alla fine il carnevale protrae questo suo tempo fino alla mezzanotte, quando poi, una volta la quaresima, la fine del martedì grasso dettava la conclusione di ogni festeggiamento. Adesso la tradizione si è un po' evoluta, quindi noi festeggiamo il carnevalone, che è il primo sabato dopo il martedì grasso, quindi il sabato successivo al martedì grasso, grande sfilata del Carnevale Morto, veramente partecipato quest'anno perché sono venute persone anche da fuori. Il Consiglio Comunale gli ha assegnato la DECO, quindi la denominazione comunale di origine culturale, a questa tradizione popolare molto bella che si sposa con quella del Carnevale degli Appennini. E come risorge questo Carnevale Morto? Non l'abbiamo detto. Beh, risorge perché poi da questo intervento del chirurgo, che asporta un organo vitale, ma che probabilmente in quel momento consente di farlo vivere ancora qualche ora, e poi risorge anche perché deglutisce, ingerisce un medicinale molto particolare, che è il classico rinale pulito, naturalmente, pieno di vino bianco e di cioccolata, e quindi chi beve quel medicinale ha la possibilità, la facoltà magica di vivere ancora a lungo. Beh, anche questa è una bella allegoria. Tradizioni caratteristiche che nei paesi sono veramente emozionanti, soprattutto per i cittadini. Sì, siamo molto fieri che continui questa tradizione. Tra l'altro hanno partecipato molti giovani, quindi è una tradizione che si protrae di generazione in generazione. L'abbiamo vissuta tutti, ma adesso ci sono dai trentenni, ventenni, anche ragazzini più giovani provenienti dai paesi vicini, amici che sono stati attratti da questa bella tradizione e partecipano inscenando anche loro, interpretando anche loro i personaggi più caratteristici di questo corteo. Non mancano litanie, orazioni, preghiere improbabili dette in dialetto, che fanno il verso un po' alla preghiera tradizionale, ma sono declinate sempre con belle battute dialettali in perfetto stile apecchiese.
Resti vicino a me, da Pecchio è tutto, noi auguriamo ai nostri telespettatori una buona continuazione con Fano TV e concludiamo chiedendo al sindaco di fare un appello appunto ai giovani per invitarli a continuare a mantenere le tradizioni di Apecchio. Sì, allora ragazzi, noi siamo molto contenti perché vediamo che voi sentite questo, avete questo sentimento, sentite vostra la tradizione apecchiese, la vivete un po' tutto l'anno. Un altro bel momento è quello delle cantine, quindi il primo weekend di ottobre, quando c'è la festa Tartufo e Birra, questi ragazzi si prodigano veramente con tanto affetto, con tanta partecipazione, con tanto impegno. Quindi credo che siano sentite e avvertiamo questa vicinanza alle nostre tradizioni. Posso dire solo questo: andate avanti così, molto bene. Veniamo a ringraziare il Comune di Pesaro per questa ottima intuizione di coinvolgere tutti i comuni del territorio provinciale e in particolare noi del Comune di Apecchio. Ringraziamo tutte le associazioni, gli artisti, tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato a realizzare questa bella, questa accattivante settimana della cultura che ci ha visto co-capitale appunto assieme al nostro comune capoluogo.